Buongiorno signori, ecco sono appena partito dalla stazione di Varese, direzione Gallarate, per la linea tutta doppio binario, però il binario si trova alla mia destra, secondo. Il cartello indica 100 all'ora. E sì, andiamo verso Gallarate. Come vedete, siamo su una classica linea di RFI, quindi con la classica qui non c'è sporco, però come ho visto prima, immondizia. Che si vede benissimo come questa rete qui è cantiere. Anche perché adesso sono troppo vicino e non si vede bene. Ecco, qui stanno facendo un bello svincolo stradale, perché i soldi per le strade non mancano mai. Ecco, in Italia siamo il primo paese, anzi il secondo paese al mondo per numero di auto per abitante, dopo il Giappone, cioè praticamente abbiamo più macchine che abitanti e il clima sta andando a puttane. Questa è la mia opinione, personale, si intende? Vabbè, adesso interrompo qui un attimo. Grazie della visione. Qui c'è il tavolo che fa un bel tavolino, molto comodo. E questo è indicatore velocità della linea, che è di 100 all'ora, però fino a 105 può andare, poi scatta automaticamente la frenatura automatica. Se supera i 105 c'è una tolleranza. Quindi fino a 103, 104 può andare, però appena arriva a 105 automaticamente scatta la frenatura automatica perché sta superando il limite di velocità delle curve. Infatti adesso siamo in curva e logicamente la velocità è, questa è una linea del 1800, è normale. Qui è 115, quindi credo che qui il tratto della velocità massima sia 120, già, perché forse per il trilino, però adesso vedo che sta rallentando perché c'è la, non so che fermata c'è, no, Gallarate arriviamo. Sono fermate Gallarate, non ferma in altre sezioni, quindi qui il limite, secondo abbastanza rettilineo, il tratto dovrebbe essersi 120 all'ora, 120-125. Adesso siamo in questo satellitare a metà strada da Varese e Gallarate. Ecco,
113 andando. La linea credo che sia sui 120-125, però siccome è in orario o magari anche in anticipo, allora sta un po' più basso con la velocità per recuperare eventuali ritardi che possono succedere, non è che quasi per massimo della velocità della linea, in genere sono sempre, se sono in orario, leggermente più bassi. E perché stiamo arrivando ormai ai 92. Sta rallentando comunque perché c'è una curva qui, vedo, ce la sento, e proprio che ci stiamo avvicinando alla Ate anche, che è deviata logicamente dalla linea che va e proviene da Domodossola. Vedo che accelera ancora un po', 100, sì, ma adesso rallenta, rallenta perché ci stiamo avvicinando alle rate. Siamo in periferia di Gallarate e quindi adesso c'è questa curva molto stretta, si sente. Velocità è sui 100, non oltre. Ormai siamo in periferia di Gallarate, che è un grande centro, credo che avrà sui 40.000 abitanti, 50.000. Stacco un attimo. Adesso invece vedete, siamo a Gallarate, adesso comincia a rallentare, praticamente saremo a 1 km, vedo, a Gallarate. Rallenta a 60 perché
si mette sulla linea proveniente dall'omino e dall'ossola, che la velocità massima è 60 all'ora di scambio di questa linea, come è andata. Era lenta a 60 circa. Adesso vediamo quanto sta andando. C'è una curva molto stretta qua, perché adesso fra pochi metri ci mettiamo sulla linea proveniente da Domodossola. Che è sulla mia destra. Però magari si ferma per problemi di traffico o precedenza, quando altri treni che arrivano o vanno da Domodossola. Vediamo un po'. Va bene, dopo vado avanti col video, perché vedo che si sta fermando per dare precedenza a qualche altro treno che arriva appunto da Domodossola, sicuramente. Guardate la televisione e salve a tutti.